Giovanni, ti voglio fare vedere i prodotti che abbiamo visto in produzione in questi giorni. Partiremo dalla ricotta, anche se è l'ultimo che abbiamo fatto. Questo non è un formaggio nel vero senso della parola perché è ottenuto dal siero del latte e non dal latte, però è un prodotto delizioso, sempre cremoso, morbido e molto saporito. Proseguiamo con la formaggina. La formaggina che è il formaggio tradizionale proprio della zona, che producevano quelli che avevano la fortuna di avere una mucca nella loro stalla, il latte fresco lo bevevano e il latte che avanzavano poi lo facevano acidificare e ottenevano questo formaggio, che può essere mangiato fresco da solo oppure condito a piacimento, oppure poteva essere stagionato e si faceva il San Carlin. Poi Poi? abbiamo i formaggi stagionati. Tra i formaggi stagionati, l'ultimo che abbiamo visto in produzione, che è la robiola. Questo è sempre un formaggio morbido, cremoso, a crosta lavata. Abbiamo visto i formaggi freschi prodotti nel caseificio, passiamo adesso a vedere i formaggi stagionati. Abbiamo visto la produzione della Toma Nostrana di Osmate, il Nostrana di Osmate a latte pastorizzato, che produciamo anche nelle varianti aromatizzate, per esempio qui c'è quella con aglio ed erbe aromatiche, questa quella con il pepe in grani, questa è quella con la cipolla rossa e abbiamo visto in produzione quella con i funghi porcini. E poi ci sono le varianti della Toma a latte crudo, non pastorizzato, molto più stagionate, il Nostrano di Osmate a latte crudo e il Blu di Osmate. Una vera chicca per intenditori.